Destination unknown. Scoccia, tu eri sceso dal sentiero e noi eravamo scesi di lì scivolando col sedere. Sì, poi verso la fine. Abbiamo messo i ramponi, si va meglio, ma mi sa che quando torniamo nel pomeriggio dobbiamo scendere con le ciaspole, perché la neve si smolla e mi sa che si sprofonda. Questa è la strada. Alpe Piazza, 20 minuti.
cima al lago. Il rifugio per piazza. Quando torniamo ci fermiamo a mangiare qualcosa. Tutti fermi qui. Vedo fin dove ci voglio di arrivare. Che trovo bella impegnativa. Due o tre sono già in cima, uno sta salendo. Ciao, ciao. Siete saliti? No, non sono arrivato via la pianta. Ah. Battuta. Ah. Orca. Sono questi quattro con gli sci. Ah. Sì. Ah, non si è arrivato nessuno. No, non è certo. Infatti c'era neve, c'erano questi crestoni qua. E quando arrivo lì vedo. Scaricato niente, detto, vediamo. Vedo anch'io se andare ancora. Poi, se faceva più freddo. Fa un caldo da miseria. Sì, proprio. Dici, boh, anche lì si smolla tra un'ora, dopo vuoi scendere con la molla, allora, per tribolare. E dopo. Ci vorrà ancora da lì, una mezz'ora, 40 minuti. 45 minuti, sembra sempre vicino, ma non è. Sembra vicino. Sembra sempre vicino, ma non è così vicino questo. Boh, vedo anch'io, perché c'è lì la moglie che mi aspetta sotto. Perché lei ha problemi di altezza, di vertigini. Già ho fatto l'ultimo pezzettino lì che. Ah, sì. Vabbè, vedo, dai. Boh, vedete su tanta neve di qua e ti piace un caldo alla fine, abbiamo detto. Se dopo smolla così. Dopo scendere. Inizia a muoversi un po', andiamo giù lì. Vi fermate lì al rifugio? Ma no. Adesso magari mangiamo qualcosa lì. Poi un tortino. Un dolcetto ci vuole. Sì, il dolcetto ci sta sempre quando sì. Allora, ci vediamo. Ciao, ciao. È sempre in piedi. Non so, provo a vedere com'è. Tenere tiene. Cazzarola, un po' stanchino, battiti 123, no, torno, tieni un po', poi c'è lì la moglie che aspetta. Vai via, ho già dato.
la cima un'altra volta. Abbassiamo gli alzatacchi. Ciao Montelago, prossima volta, magari in compagnia. La moglie dov'è? Si vede da qui? Sì, forse sì. Però... e anche a scendere. Andare in piedi, eh. Ma che bella la piana. Ah, si vede lo spazio. Spazio è il mio campeggio. Un pezzo di lago. Il mio campeggio, eh sì. Qua deve essere la cima del Lignone. Rotola! Oh signore! Si è incastrata la ciaspola, guarda! Un quarto alle 11 erano adesso. Undici e trentasei. Mi sei dura su Lio, è in piedi. Infatti quei due ragazzi là non sono scesi da dove, sono andati giù di là. Belli in piedi, cavoli, a scendere. Salire, fai fatica a scendere, c'è la striscia. Giorgio, avevo visto il filmato. Mi sono fermato all'ultimo alberello, anche loro sono fermati lì, perché da lì in poi sono andati su solo con gli sci. Poi ero stanco, basta. E quelli si sono fermati lì perché sono senza ciaspole. Ma da un'ora fa adesso, no, un'ora e mezza è passata. Come si sprofonda adesso? Hanno impronte, come scendono. Vedo che c'è un po' di gente.
scendiamo da dove sono saliti. Corte grande. Sì. Quelli che vengono su a piedi, senza ciaspole, già fanno fatica adesso. Immagino quando tornano indietro. La neve qui oramai è marcia. È aperta una nuova strada. Qui finisce la neve. Sì, ce n'è ancora un po', però abbiamo tolto le ciaspole perché non servono più. Bella per San Marco.